gli algoritmi possono avere anche qualcosa di buono. Una delle specializzazioni più importanti nel mio gruppo di giovani scienziati, nel mio piccolo istituto, piccolo ma dico senza false modestie buono, è che noi produciamo algoritmi predittivi, si chiamano, per prevedere come si muovono le malattie contagiose, come si propaga il contagio. Malattie contagiose che sono con noi da sempre. La famosa peste nera del 1370 ha sterminato 3/4 della popolazione dell'Europa. Partita dalla Siberia, il vettore erano i topi, o meglio le pulci che stanno sui topi, e ci ha messo 4 anni, dal 1370 al 1374, per coprire tutta l'Europa, e sterminando letteralmente. Oggi, solo negli ultimi 10 anni, noi siamo passati attraverso 5 maggiori epidemie. L'H1N1, la febbre suina, originata in Messico. Ma noi con i nostri algoritmi abbiamo previsto con 2 mesi di anticipo come si sarebbero distribuiti i contagi. Dopo quello abbiamo fatto tutte le grandi epidemie. Ebola è stato molto difficile, perché, come vi ho detto, uno dei dati era quello che stavo pensando di dire. Uno dei dati dell'algoritmo è la densità di popolazione, quante persone ci sono in media per metro quadrato, perché dato che sono virus che si trasmettono per via aerea, dovete sapere quanta gente c'è. Nel caso di Ebola, stati come la Liberia non erano in grado di darci questo dato. E allora abbiamo utilizzato i dati di emissione di luce che i satelliti che girano, infiniti satelliti che girano intorno alla Terra, rilevano. Perché qualsiasi piccolo villaggio nella giungla, la notte accende delle luci, siano fuochi, siano luci elettriche. E con poche prove di calibrazione a terra il dato l'abbiamo avuto. Poi è venuto Zika. Zika è più difficile, perché in Zika il vettore è una zanzara. Allora, se io ho il virus, una zanzara mi punge, poi entra nella sua automobile, lui fa 300 chilometri, la zanzara esce e punge la prima persona che passa, e fra me e quella persona non ci sarà nessuna relazione ragionevolmente conoscibile, ma lui sarà stato infettato, lui o lei sarà stato infettato da me. Relazione ragionevolmente conoscibile, ma lui sarà stato infettato, lui o lei sarà stato infettato da me. Quindi il nostro è un lavoro molto difficile, quello di prevedere le epidemie e le pandemie, ma che sta dando e ha dato dei risultati straordinari.